Buonasera dalle frequenze di Well TV, questa sera la palestra Bushido, le palestre Bushido lasciano un segno sicuramente indelebile. La serata è completamente dedicata a voce alle donne. Abbiamo due meravigliose donne che condurranno la trasmissione. Non mi resta altro che dire: come la luna nel pozzo, l'occhio la vede, ma la mano non l'afferra. Sigla! Buonasera e bentrovati. Come di consueto vorrei ringraziare Luciano e Maurizio che si sono fatti da parte per lasciare lo spazio alle donne e ricordare che siamo visibili su Well TV, canale 810 di Sky e TV Sat 68 del digitale terrestre, tasto rosso e si arriva nell'app di Well TV. Poi ci trovate sulla pagina Facebook della Bushido Palestre e Well TV diretta streaming. Bene, oggi è giovedì 24 febbraio, abbiamo in studio Giusy Biondelli. Buonasera Giusy, che piacere averti con me. Quindi, Giusy Biondelli è un educatore finanziario, quindi sarà veramente interessante questa trasmissione. Parleremo di educazione finanziaria, un tema che a mio avviso viene sottovalutato, perché le persone non considerano questa sfaccettatura di quanto possa essere, ci possa trovare una certa dipendenza in questo ambito. Quindi sono veramente contenta di parlare con te di questa situazione. Prima di iniziare però vorrei dedicarti, cara Giusy, la seguente frase: l'intuito vede prima degli occhi e non sbaglia mai. Grazie, è meravigliosa. Come dicevamo, quindi l'educazione finanziaria a mio avviso si basa su degli equilibri abbastanza precari, quindi cosa ne pensi? Sì, è che spesso secondo me la non valutazione dell'importanza dell'educazione finanziaria si basa sul fatto che c'è questa parola educazione finanziaria, quindi in qualche modo sottintende che il non averla significa non essere sufficientemente educati, non essere sufficientemente istruiti, ed è per questo che va in qualche modo a minare quelle che sono le convinzioni di noi stessi. Quindi è chiaro che se ad un gruppo di persone, se ad un target di persone finale dici guardate che potrebbe essere utile un po' di educazione finanziaria, è come se tu suggerissi che magari loro sono carenti in qualche modo di qualche conoscenza. Ma specialmente all'interno della coppia. Esatto, perché quindi in qualche modo questo concetto è un po' sfalsato dalla parola educazione finanziaria. In realtà, come la definisco io, ma come tanti l'hanno definita in varie opportunità, in varie occasioni, è una maggiore consapevolezza finanziaria, no? Che può aiutare a rafforzare il legame. È quello che penso, certo, perché in effetti quello secondo me può capitare che le redini, diciamo così, le prende l'uomo, quindi la donna magari si sente, come dire, un po' inappropriata, non insiste su questa situazione, e poi dopo sente una spirale che chiaramente porta a delle situazioni poco piacevoli. Hai toccato dei punti importanti, perché in effetti molto spesso per cultura, esatto, è un'attività che viene demandata all'uomo,
pensando che sia proprio un tema di gestione prettamente, diciamo, da parte del sesso forte della famiglia, visto che siamo in questo ambito, quindi dell'uomo. E dall'altra parte, l'altro aspetto importante che hai toccato è che la donna a volte non si sente all'altezza, cioè proprio non si sente né sufficientemente preparata o addirittura non si sente all'altezza delle aspettative. Sono questi aspetti, questi due aspetti, la cultura e il fatto di non sentirsi preparati, sono due aspetti che sono emersi anche nelle diverse indagini che sono state condotte da Banca d'Italia, piuttosto che all'interno delle varie ricerche anche a cura del Museo del Risparmio. Cioè, nelle varie sedi in cui si cerca di raccogliere le informazioni della situazione attuale, anche di perché sussiste questa differenza, lo chiamano gender gap, ecco, chiamiamolo come quello che è fisicamente. Come mangiamo. No, ecco, diciamo che è questa differenza di condizione tra il mondo maschile e il mondo femminile, che non dovrebbe esserci perché, diciamo, a volte all'interno della coppia, per tante altre cose, ci si accompagna a vicenda, no? Si cerca di crescere insieme. E quindi anche in quell'ambito, anche nella finanza dovrebbe essere così. E a mio avviso, se una persona, anche parliamo di donne chiaramente nel nostro programma, comunque partecipa a questa situazione, non fa altro che, secondo me, a mio avviso, trovare più rispetto dall'altra parte. Perché sì, non è vero, cioè, che si deve sentire inferiore, assolutamente, perché la gestione finanziaria è veramente basilare, non è che uno deve sapere come giocare in borsa, è tutto un altro discorso. Sì, ecco, diciamo che l'educazione finanziaria parte e passa soprattutto, ma parte, da quelli che sono i concetti fondamentali. Esatto. Io lo dico sempre, guardate che da un'indagine di Banca d'Italia è emerso che comunque il 21% delle donne in Italia non ha un conto corrente proprio, quindi ovviamente questo tipo di dato peggiora se ci si sposta anche un po' in regioni più verso il meridione, ma non è proprio una conoscenza, una carenza di conoscenza che è importante colmare, ma proprio per fortificare, per valorizzare il valore della donna. Cioè, io, al di là del fatto che esista anche una sorta di violenza economica, e poi magari lo approfondiremo, sì, ma ritengo che ancora prima, proprio per non incorrere in quello che potrebbe essere anche una spirale di svalutazione, una spirale di mancanza di autostima del mondo femminile, vada fortificato il ruolo della donna e passa attraverso anche la crescita in questi concetti. Magari se poi per una questione di divisione di compiti all'interno della famiglia poi sarà comunque l'uomo ad occuparsi di alcune decisioni, ma se nel passaggio precedente c'è una condivisione, c'è anche un confronto attivo tra compagni, tra compagno e compagna, tra marito e moglie, tra persone che stanno progettando un proprio progetto di coppia, ritengo che sia maggiormente anche, innanzitutto va a fortificare il legame di coppia proprio, assolutamente, ma anche ci si sente maggiormente partecipi del progetto che si va a definire, no? Allora, non abbiamo ancora ricordato che c'è un numero di WhatsApp che è 347-0844-228, che già stanno arrivando i messaggi. Mi è arrivato questo messaggio da Emanuela: ho paura di far arrabbiare lui. Ed è quello che abbiamo effettivamente appena detto, che c'è appunto questa paura di dire, ma è infondata, perché più insieme si costruiscono determinate situazioni e più chiaramente la fiducia aumenta reciprocamente. No, chiaro, sì, il timore di far arrabbiare, di far altelare, vabbè, noi donne, posso esprimermi in questo senso, sono donne, dico, siamo campionesse nel costruirci da sole i nostri limiti, quindi siamo noi che ci poniamo dei limiti che magari le persone che ci vogliono bene o i nostri compagni comunque non vedono in noi, ma al di là di questo bisogna proprio cercare di fare dei piccoli tentativi, anche un po' per cercare di conoscersi meglio anche sotto questo punto di vista. Lo abbiamo fatto in tanti altri ambiti, quando noi ci siamo conosciuti o quando noi iniziamo a conoscere una persona, non è che sappiamo già come sarà questa persona, no? Accanto a noi, quindi si va progressivamente anche per tentativi, per vedere nei vari contesti come si reagisce, e funziona nello stesso modo sul tema della finanza, anche magari cercando di indagare su come la pensa
il nostro compagno in merito a prima questo tema. Prima si fa, è meglio. Sì, sì, perché poi ritengo che siano meccanismi che si cronicizzano, esatto, un po', e quindi se abbiamo meno coraggio all'inizio non possiamo avere più coraggio per non lo prendiamo. Magari togliere questa incrostazione aiuta ma anche secondo me con la famiglia d'origine, perché certo, poi c'è anche allora, quando tu ti rendi, voglio dire, indipendente economicamente con un lavoro, e chiaramente all'inizio molto probabilmente sei a casa con la famiglia, certo, è chiaro che devi cominciare da lì. Allora, quindi, spesso, non dico sempre perché generalizzare è sempre brutto, sì, però a volte capita che l'aspetto culturale sia proprio un retaggio della nostra famiglia d'origine, certo, ma senza condannare o puntare il dito su nessuno. I nostri genitori hanno vissuto delle epoche diverse, dove c'era tutto, anche una cultura diversa e anche un'apertura diversa. Guardiamo solo il fatto che oggi le donne lavorano, e in maggior parte delle donne lavorano rispetto al passato, dove la maggior parte delle donne erano dedite alla famiglia. Certo. Quindi che lavoravano anche loro in famiglia. Che non significa non esatto, lavorare, significa non avere una posizione professionale definita, non è retribuita, esterna alla famiglia. Sì. E quindi è un meccanismo culturale che va anche un po' demolito, ma non eliminato. Cioè, bisogna prendere il buono di quello che ci sono dalle varie, esatto, costruzioni. Allora, chiaramente la donna è occupata. Qual è la parte della finanza di cui si occupa la donna all'interno della famiglia? Ovviamente si occupa delle spese di casa, di quello che vuol dire avere le risorse per i figli, per i bambini, per farli crescere, per farli studiare, e magari perché ci sono anche situazioni che non arriviamo neanche a questo, e magari ci occupiamo anche della spesa. Mentre invece tutto quello che riguarda la parte del risparmio, la parte degli investimenti, la parte dell'indebitamento, quando noi decidiamo anche di indebitarci per comprare la casa, per comprare un'automobile, insomma decisioni che sono molto importanti perché perdurano nel tempo. Eh sì. Fare un mutuo di 30 anni magari per acquistare la casa, ritengo che sia un progetto, una decisione che deve coinvolgere entrambi i soggetti, sì, che gestiscono la famiglia. Il fatto che decida solo uno lo ritengo limitante e molto pericoloso per due motivi. Il primo è che siamo passivi nei confronti di qualcosa che magari non sappiamo nemmeno come si svolge, quindi non siamo preparati in futuro agli imprevisti che possono riservarci la vita. Che non è solo la separazione, esatto, ci sono anche situazioni ben più gravi. Esatto. E il secondo è che dovesse succedere qualche imprevisto, quindi che la persona che ha gestito in maniera autonoma e come perno unico della famiglia questa decisione dovesse non esserci più, dovesse per qualche motivo non esserci più, quindi in caso di separazione, appunto, come hai anticipato, magari per una malattia grave. Purtroppo la vita ci riserva anche questo tipo di situazioni spiacevoli, magari per una prima orienza, e quindi noi ci troviamo spiazzate perché non sappiamo come muoverci, come gestire la situazione, magari abbiamo dei figli da crescere o abbiamo delle persone fragili a cui pensare. Con persone fragili non intendo solo i figli che possono essere disabili o persone che sono minorenni e quindi sono fragili perché stanno crescendo, ma intendo anche magari che ci possono essere dei genitori che dobbiamo ancora gestire nella parte, diciamo, finale della loro vita. Quindi sono tanti gli aspetti familiari da conciliare. Se noi non siamo abbastanza preparate, rischia che sì, finanziariamente non siamo pronte ad affrontarlo. Assolutamente, quindi poi bisogna rivolgersi a altre persone e non è veramente il caso. Altri messaggi, cara Giusy. Camilla dice, brave e belle che non guasta. E va bene, grazie Camilla. anche a noi fa piacere, decisamente. Franca invece ci fa i complimenti. Elga invece dice brave, capace e chiare, forza donne, dai. Queste trasmissioni sono molto importanti. Questa gratifica molto. Perché ci danno l'opportunità di chiarire e conoscere delle sfaccettature. E ripeto, questa parte della parte patrimoniale è molto molto importante e non viene considerata spesso e volentieri. Non allora, emancipazione al femminile dal punto di vista finanziario, che significa autonomia di ragionamento, significa autonomia nella fase di valutazione, non significa non mi interessa più del mio compagno o non mi interessa più della mia famiglia, significa avere la consapevolezza, io lo dico sempre, la cultura finanziaria per tutti, uomini e donne, adulti,
ma anche io direi per i bambini, iniziando da come materia scolastica, ormai ci sono varie iniziative di educazione finanziaria, ma è una parte di conoscenza che ci permette di essere maggiormente consapevoli nelle decisioni finanziarie. Come sempre, le decisioni finanziarie si prendono in ogni momento della nostra vita, nei momenti felici, quando noi stiamo progettando, quindi quando noi magari abbiamo dei progetti personali, quando noi magari iniziamo un nuovo lavoro, un nuovo progetto imprenditoriale, quindi realtà o momenti in cui abbiamo l'entusiasmo. Ma spesso capita anche che questo aspetto sia particolarmente determinante nei momenti spiacevoli della vita. Ora, chiaramente un focus importante riguarda la violenza economica, che è uno dei tre aspetti di violenze che emergono dai vari centri di gestione antiviolenza, dove le donne, oltre a denunciare la violenza fisica e la violenza psicologica, a volte appunto meno di quello che sembrerebbe, solo il 34% denuncia anche la violenza economica. In realtà è una violenza che è un po' meno percepita, ma proprio per il fatto stesso, cioè se il mio compagno, il mio marito mi fa male, quindi mi picchia, è evidente che percepisco molto di più la violenza fisica, certo, del fatto che in maniera lenta è subdola, e continua, subdola, ogni giorno magari mi escluda da alcune decisioni, io volontariamente magari l'ho delegato, è una percezione meno consapevole di questo, certo, tipo di violenza, ma di fatto mina sempre di più la mia posizione in famiglia. Pensate che ci sono donne che non conoscono la situazione economica della famiglia. Ma cosa significa non conoscere? Banalmente non sanno quanto entra in casa. Certo. Banalmente per andare a fare la spesa devono chiedere i soldi al marito. Insomma. Oppure, poi vengono i brividi. Ecco, in maniera molto più magari costruita, il marito non comunica loro quante sono le spese tutti i mesi che escono di casa. Ma questo implica anche che se tu non sai quali sono le entrate, non sai quali sono le uscite, non sai neanche quello che potrebbe essere l'ipotetico risparmio e come viene gestito da tuo marito, su quale conto corrente, cosa significa avere un conto corrente cointestato. Cioè ci sono tanti aspetti che sono proprio aspetti di vita quotidiana che noi dovremmo conoscere per la nostra gestione di tutti, certo, i giorni, per sapere che se vado, posso andare in banca e chiedere quanto è il saldo del mio conto corrente. Con queste informazioni ben precise, cioè poi una fa le sue scelte. Quindi secondo me il conto cointestato va benissimo per le spese comuni. Ma certo. Se uno ha il suo conto corrente personale, credo che crei proprio uno screzio nella donne coppia. Ma le donne che denunciano violenza economica, 9 volte su 10 dichiarano una situazione di questo genere. Conto cointestato, dove arrivano tutte le spese della famiglia, conto monointestato al marito. Ah, ok. quindi la, lei è evidente la non coinvolgimento, no? Non è possibile. La differenza tra essere cointestati e avere una delega. Oppure anche l'altro aspetto, per esempio, a me è capitata qualche situazione molto critica e, per esempio, non so, di donne che si ritrovano, ad esempio, che per motivi fiscali sono imprenditrici e quindi, diciamo, sono l'espressione, l'esponente attivo dell'impresa, dove il marito in realtà è lui che gestisce tutto, e alla fine si ritrovano a magari ad aver firmato dei finanziamenti, degli indebitamenti, delle garanzie, e poi le responsabili sono loro e non il marito. Oppure, ecco, quando poi i progetti imprenditoriali non sono sempre di successo, ma anche hanno momenti di stallo o di criticità vera e propria, queste cose, a maggior ragione, se noi non sappiamo quello che è stato fatto, figuriamoci nella difficoltà. Ma una curiosità, ma ci sono dei corsi basici, proprio semplici, dove allora, si insegna proprio le cose basilari della gestione? In Italia siamo fortunati perché comunque Banca d'Italia, Consob, le varie associazioni, quello che conta che è presso il Ministero dell'Istruzione, ci sono varie iniziative di progetti che sono state promosse a vari livelli, ci sono dei video, quindi dei tutor che possono seguirvi, sono tutti corsi che uno può consultare e vedere in autonomia, in maniera molto libera, anche col tempo che serve, perché capisco che magari
possono essere dei video tutor che magari molto spesso hanno bisogno di essere ripresi, però devo dire che in Italia in ambito di educazione finanziaria si sta facendo molto, mi fa molto piacere. Molto anche in ambito delle donne, anche per esempio per curiosità, se le nostre ascoltatrici vogliono andare a vedere, a visitare il sito del Museo del Risparmio, possono trovare anche dei video, dei tutorial che le aiuta a vedere alcune cose. Mi fa molto assolutamente piacere. Però basta cercare, chiaro che bisogna avere anche un minimo di dimestichezza a livello tecnologico, quindi avere la possibilità di poter accedere ad un PC e quindi navigare, e si possono trovare anche dei corsi anche a vari step. Bello. Okay? Bene, sì. La prima domanda era, vediamo se c'è ancora qualcosa da dire, perché siamo partite proprio. Abbiamo già esaurito. Esatto. Quanto è importante nella coppia l'autonomia nella gestione finanziaria? Abbiamo già detto tanto. L'abbiamo detto. E quindi non è il caso di continuare. Perché passare dall'educazione finanziaria per valorizzare il ruolo della donna? Abbiamo ancora qualcosa da aggiungere? Abbiamo molto da aggiungere. La donna ha di per sé un ruolo sociale, cioè pensiamo anche che la donna generalmente, anche qui non voglio generalizzare perché gli uomini sono diventati in certe situazioni, in certi casi specifici, sono diventati molto bravi e partecipi anche della crescita e dei percorsi educativi dei propri figli. Però diciamo che nella maggior parte delle situazioni familiari la donna è colei che si cura del percorso educativo dei propri figli. Quindi anche il fatto da parte delle donne che si sentono valorizzate e trasmettere a loro volta ai propri figli, che possono essere maschi o femmine, che comunque c'è una parità di partecipazione nella gestione della finanza della famiglia e non che è un tema preclusione maschile, è importante. È importante anche perché le donne, sempre di più oggi, vediamo anche donne in passaggi generazionali di imprese, di realtà imprenditoriali, quindi assistiamo sempre di più anche dal punto di vista professionale a donne che partecipano anche all'aspetto imprenditoriale della nostra economia. Quindi valorizzare il ruolo della donna in termini anche di preparazione finanziaria, non chiamiamola più educazione finanziaria, preparazione finanziaria, avere le conoscenze e gli strumenti è un valore aggiunto per l'economia, proprio in senso stretto, perché comunque siamo protagoniste. Noi sempre di più, per fortuna, siamo protagoniste di una nostra professione, non siamo più solo casalinghe. A volte siamo casalinghe e siamo anche qualcos'altro, quindi siamo libere professioniste, siamo imprenditrici, siamo istruttrici di palestre, siamo tanto. E insieme ai nostri compagni, ai nostri mariti, possiamo veramente fare il valore aggiunto insieme, cioè l'unione fa la forza, ma è proprio il caso di dirlo. Bene, ancora qualche messaggio. Vilma, grazie ero titubante, mi avete dato la spinta giusta. Grazie ancora, grazie bello, a te Vilma. Vilma che ti stai seguendo. Silvia dice pienamente d'accordo, presumo un po' su tutto, abbiamo veramente detto tanto. Angela ci comunica molto brave e chiede come abbiamo impostato il corso, come si articola. Andando avanti spiegheremo veramente bene tutta la dinamica di questo corso. Ci sarà anche Loredana, ha detto che parteciperà tranquillamente come un'amica. Allora, brevemente, il corso di difesa personale si terrà all'interno della Bushido Palestra a Brescia in via Sondrio 14. Abbiamo ancora dei posticini, quindi prenotatevi a info@palestrabushido.it o al numero di telefono 030 355 12 40. Sì, parlo con, chiedeva Angela, c'è la possibilità di parlare con i consulenti, quindi la parte importante e fondamentale di questo corso è che le mie ospiti saranno presenti anche loro e vi ho appunto la possibilità di dialogare, di chiedere, di fare domande, avere proprio delle risposte in diretta così al volo. Molto bello, io sono contentissima, tra l'altro partiamo martedì ragazze, quindi ci vediamo martedì spero. Giovedì prossimo vi faremo un resoconto della prima puntata, quindi siamo molto molto molto, come dire, lo dico sempre, gasate, perché il termine è proprio bresciano. Allora, cara la mia Giusy, siamo passati alla cultura finanziaria, può essere uno strumento di prevenzione dalla violenza economica, vogliamo aggiungere ancora qualcosa? Sì, assolutamente, la cultura finanziaria dà appunto consapevolezza alle donne della possibilità che hanno
di essere autonomi, il che significa all'interno di una realtà di violenza, quindi dove si configura una violenza economica, dove si configura un legame, una spirale troppo vorticosa e troppo indirizzata verso una violenza domestica, ci permette di dire di no, ci permette, perché molto spesso, veramente, la parola corretta che hai usato, Lia, è proprio la parola subdola, perché la violenza economica si concretizza nel tempo, proprio un continuo, lentamente. Un esempio è stato vissuto da una persona che conosco, da una mia cliente, che per farvi capire che non c'è cultura che tenga. Certo. Cliente laureata, quindi che si è sposata, aveva ambizioni di comunque di avere una professione, ma poi aveva anche il desiderio della famiglia, quindi il desiderio della famiglia prevalso sulla professione, quindi primo figlio, poi il marito piano piano gli ha detto ma perché non ti occupi sempre più della famiglia? Invece, quindi è arrivato anche il secondo figlio, col secondo figlio definitivamente ha detto addio alla propria professione, poi il marito che comunque gli ha voluto amministrare i propri beni perché comunque lei aveva un piccolo patrimonio personale, quindi praticamente l'ha delegato anche nella gestione del proprio patrimonio personale, poi col tempo insomma lei non è più stata a contatto, cioè quindi non ha più avuto la percezione del proprio, della propria sfera patrimoniale, e quindi questo marito che poi ha preso altre decisioni e lei si è ritrovata veramente senza potersi difendere, ma era sempre coinvolta in un vortice in cui lei non riusciva a dire di no. Quindi è proprio una strategia, un misto tra una strategia psicologica che va a far passare un concetto di cura, perché sembra che questi compagni o questi mariti si prendano cura di noi nel tenerci sollevate da certo. alcune problematiche, mentre in realtà ci stanno estraniando completamente da quella che potrebbe essere la gestione familiare, la gestione patrimoniale della propria vita. Della vita, esatto. Aspetta, e quindi se non sono in grado di gestirmi cioè le mie decisioni future, chiaramente sono legate al fatto che non ho un'indipendenza. Quindi sono dipendenti, perché non hai la libertà di dire me ne vado, e quindi non hai proprio l'obbligo dalla punto di vista della parte economica, soprattutto poi se pensiamo che magari ci possono essere dei figli minorenni, quindi inevitabilmente una donna che è madre, il primo pensiero è i propri figli, quindi di non togliere niente ai figli, e seconda battuta anche di potergli permettere di continuare un percorso magari che hanno iniziato di crescita. Quindi tutti questi aspetti sono davvero molto delicati e molto critici dentro di noi e lavorano in silenzio, certo, proprio a questo. Una piccola goccia che... Ora, qualcosa è stato fatto, perché esiste il reddito di libertà, che non è una gran cosa, ma è un segno, è uno strumento che può essere utile a coloro che hanno già denunciato, cioè che sono già arrivate ad un livello anche critico di tensione familiare, perché comunque è destinato a coloro che hanno già fatto denuncia e sono già in coordinamento col centro antiviolenza, può arrivare fino a 400 euro al mese per 12 mesi, ma è un incipit, certo. Permettiti di dire ho questi fondi che mi permettono di poter avere un monolocale. O di poter, no, davvero, certo. Perché a volte... Non comprarlo, No, di prendere un affitto. Però è quella... che mi permette di fare il primo passettino. Certo. E poi è anche cumulabile con altri strumenti di sostegno, per esempio con la NASPI piuttosto che con il reddito di cittadinanza. Certo. Cioè, però è un primo passettino, perché guardate, anche la violenza, la prevenzione e il contrasto alla violenza nei confronti delle donne ormai è già stato riconosciuto anche alla Convenzione di Istanbul, cioè sono già stati messi in campo tutto quello che possono essere gli strumenti di prevenzione, contrasto, il metodo, ci sono, sta a noi donne utilizzarli e metterli sul tavolo e cercare di metterli nel nostro servizio, come vantaggio, non arrivare, perché secondo me non dobbiamo arrivare a quel limite della violenza, dobbiamo proprio cercare di fermarci prima. Primo per non vivere quella situazione che è sicuramente spiacevole, e poi perché appunto va a intaccare proprio la nostra interiorità, no? Credo che al di là delle varie soluzioni che si possono intraprendere, una donna che vive una situazione di violenza è una donna che ha passato o passa e si trascina
un'esperienza negativa che va a intaccare la propria personalità, la propria autostima, cioè sono, sono percorsi veramente critici e quindi bisognerebbe avere proprio il coraggio di abbattere proprio subito i limiti che noi stesse a volte per prime ci poniamo, perché all'inizio siamo noi proprio a dichiarare un primo limite. E permettiamo agli altri di far leva su questo limite. Comunque si può essere, ci sono delle strutture che seguono, ma però anche tra amiche, tra conoscenti, cioè, si può parlare. Sì. La forza delle persone, dell'amicizia, esatto, delle persone che ci stanno importante. Intorno. Ecco, chiaramente cioè, è importante per chi sta vicino a queste persone che hanno questo tipo di problematiche, dare motivazione, dare energia, perché è importante. Comunque io ho aperto con quella frase che secondo me è veramente indicata per questa trasmissione. L'intuito vede prima degli occhi, non sbaglia mai, perché noi abbiamo questi campanellini d'allarme. Sì. Quindi ascoltateli, sentiteli, non lasciateli lì sotto la sabbia, diciamo no, però siamo all'inizio e lui è qui, quindi ascoltateli e seguite il vostro istinto, questo sempre, sempre e sempre. Allora, vorrei fare un'altra domanda. L'emancipazione finanziaria economica delle donne è un vantaggio solo per le donne? No, l'abbiamo detto prima, la donna ha anche un ruolo sociale ed è importante non solo per la crescita ovviamente delle famiglie, della gestione delle famiglie, ma anche per l'economia. Ma io aggiungerei anche un altro tassello, perché che completa anche un po' quello che è stato l'input dell'inizio della nostra puntata, che è il fatto che ci sia molta differenza tra una preparazione o comunque un livello di gestione maschile rispetto alle donne. Oltre al fatto di far parte della cultura, prettamente di un retaggio culturale, ci sono anche situazioni in cui, per esempio, le donne, soprattutto in questi ultimi 2 anni di pandemia, lo abbiamo visto, sono le persone, sono i soggetti che hanno avuto più difficoltà lavorativa. Quindi spesso le donne non si occupano di queste tematiche perché non si ritengono neanche persone che possono gestire qualcosa, proprio per il fatto che magari sono rimaste senza lavoro, che hanno avuto problematiche a trovare una propria professione. E quindi questo le indebolisce. In realtà è anche un business dal punto di vista economico, perché allora, innanzitutto le donne vivono il 5% in più rispetto agli uomini. È vero. E questo rappresenta due opportunità. Primo, che è meglio sapere come è strutturato il nostro patrimonio di famiglia, indipendentemente da tutto. Il secondo apre invece quel problema che io spesso invece in serate o in eventi di previdenza, quando si facevano di persona e adesso quando si fanno online, che riguarda appunto la criticità del riuscire a sopravvivere al proprio patrimonio per effetto della longevità. Quindi comunque le donne rappresentano una, diciamo, un segmento di business da questo punto di vista. È chiaro che loro stesse devono gestire un po' di più, un po' meglio la parte finanziaria, perché abbiamo detto che magari hanno uno stipendio inferiore rispetto agli uomini, perché ricopriamo posizioni professionali diverse. E anche quando ricopriamo le stesse posizioni, comunque, a parità di posizione, lo sappiamo. La RAL è sempre un po' diversa. Ecco. E soprattutto perché magari durante la nostra vita lavorativa siamo sottoposte a più frequenti interruzioni. Vuoi perché magari ci sono delle maternità, vuoi perché la gestione, appunto come ho detto all'inizio, di un genitore nell'ambito della vecchiaia, quindi la gestione famiglia, conciliazione tempo, lavoro, famiglia, diventa critica, a volte ci sono delle interruzioni che più frequentemente subisce la donna dal punto di vista lavorativo rispetto all'uomo in famiglia. E quindi tutti questi aspetti necessitano anche di una potenziamento della gestione della finanza, perché vuol dire che io dovrò essere molto più brava ad andare a colmare quelli che sono stati anche i vuoti reddituali, quindi pensare a come fare a colmare quello che è stata un'interruzione, piuttosto che andare a colmare quello che può essere uno stallo dal punto di vista dei versamenti previdenziali come pensione integrativa per il mio futuro previdenziale. Certo. Ecco, anche l'aspetto previdenziale, per chi delega totalmente la finanza, il tema finanza, al proprio compagno o al proprio marito, è veramente un tema difficile, perché
arriviamo, che percepiamo il problema quando ormai è troppo tardi. Esatto. E quindi è un aspetto importante. Quindi ha anche dei vantaggi come sviluppo di business, perché le donne possono, per chi fa il mio lavoro come donna, possono assistere e affiancare le proprie clienti donne. E le donne che invece hanno bisogno di saperne di più, di gestire meglio quella che è stata la parte, diciamo, reddituale, può veramente migliorare questo aspetto e questa tematica. Quindi... adesso non parli più, basta. Adesso abbiamo un po' di domande. Adesso ascolto. Abbiamo un po' di domande. Quindi ma io ne ho una anch'io per te. Ah, ok, bene, sono curiosa. Quindi proprio un breve riassunto, sì. Che è stata chiaramente molto chiara, come sempre. Quindi... può creare screzi magari nella coppia questa decisione all'inizio magari di imporsi, però di voler essere coinvolta all'interno della famiglia, ma a mio avviso è meglio saperlo subito. È meglio affrontare subito. Eccoci, quindi può essere anche un buon banco di prova, no? Vediamo cosa ne pensa. Nell'ambito della conoscenza reciproca. Esatto, quindi ragazze, prendete nota, come dico sempre, mi raccomando. Allora, vediamo cosa dicono qua. Simona ha capito il messaggio e ci ringrazia. Bene. Gianni, mi fa piacere che anche gli uomini ci scrivono, ho chiamato mia moglie e mia figlia per guardare il programma. Bello. Vedi che bello. Bello. Ah, Francesca invece le spiace molto, ma il martedì lavora. Lo rifarete magari di mattina? Francesco, Francesca, non diamoci limiti. Non lo so, per ora affrontiamo questi 3 mesi e adesso dalla regia si lanciano il sabato, la domenica. C'è la replica magari. Ah, ok. No, proprio si parla del corso, del corso di difesa, sì, parlavano del corso di difesa. Quindi abbiamo veramente parlato di tantissime cose. Dimmi, cosa volevi chiedermi, cara? No, allora, a parte il corso di difesa, però mi sembra di aver capito che il progetto che tu hai lanciato, sì? Perché, allora, Lia parla sempre veramente in un modo meraviglioso. Io che non conosco il jiu-jitsu, ammetto la mia ignoranza, ma è una questione di pigrizia. Però quando io sento parlare Lia e anche Luciano, suo marito, davvero io mi entusiasmo sempre e mi rendo conto che del valore aggiunto, cioè non stiamo parlando solo di un'attività fisico-sportiva, stiamo parlando di un qualcosa che riguarda una disciplina, una cultura. E me ne parli sempre con molta energia, quindi... quello che ti chiedo è perché hai pensato a questo progetto innovativo e in che cosa sta l'innovazione di questo corso? Bella domanda. Descrivicelo, certo. Perché così almeno lo conosciamo. Allora, bene. Io sono dell'idea che le arti marziali siano fondamentali. Nel mio caso è il jiu-jitsu, chiaramente mi sono avvicinata e lo trovo molto completo, ma l'arte marziale in sé ti dà comunque una certa sicurezza, una certa... la possibilità di affrontare anche questi temi importanti in una coppia, quindi si lavora tanto su se stessi, quindi l'arte marziale io la consiglio. Perché è importante questo corso? Di corsi di difesa personale dove si impara a difendersi, ce ne sono veramente tanti e per fortuna aggiungo, perché non se ne ha mai a basta. Anzi, sarebbe bello iniziare un corso, poi approfondire, quindi va benissimo. L'innovazione di questo corso è avere queste professioniste vicino a me, quindi possiamo parlare liberamente, quindi si forma un gruppo tranquillo dove ci si può dialogare e anche le nostre consulenti, quindi ragazze preparatevi, ma anche Giusy farà una tecnica. No! E quindi sacco di patate, io posso fare il sacco di patate. Può essere utile anche, esatto, quello. Esatto, lo so. Quindi all'interno di questo corso possiamo discutere, poi è molto importante perché a differenza, diciamo, di tanti corsi dove si dà un'infarinatura generale, noi ci siamo presi del tempo per capire quello che serve ad ognuna di noi. Quindi insieme, cioè una racconta una sua fobia, cosa ho paura, perché può essere nell'ambito lavorativo, come può essere ho paura a stare sottoterra nella metropolitana, cosa mi può succedere, per strada, in macchina, quindi ognuna racconta, diciamo, la sua fobia e insieme cerchiamo di affrontarla, io la posso affrontare dal mio punto di vista, le altre professioniste dal loro punto di vista, quindi sarà un corso veramente molto molto interessante.
A te piace l'idea di questo corso? Sì, perché è un corso che va a valorizzare la donna. Brava, cioè, brava. Andare a lavorare sulla propria fisicità, perché comunque nonostante io non sia sportiva, però capisco molto bene la portata del fatto di lavorare su se stessi dal punto di vista fisico, perché acquisire sicurezza anche solo del nostro volume è importante, perché molto spesso invece noi ci nascondiamo, noi ci vergogniamo, quindi acquisire una consapevolezza del nostro corpo è importante, integrato da tutto quello che può essere l'aspetto nel mio ambito, piuttosto che nell'ambito di delle altre amiche che saranno presenti in questa occasione, va a fare una ricetta completa di quello che può essere la valorizzazione della donna, che non è necessariamente perché dobbiamo puntare il dito contro gli uomini, ma proprio di valorizzare la donna come valore, come crescita. E questo mi piace molto. Tant'è che l'abbiamo appunto chiamato questo progetto Donne per le donne. Bello. Quindi ci saranno anche qualche uomo, quindi Luciano, Maurizio, perché comunque dobbiamo provare le tecniche su di loro, che hanno una certa struttura, quindi avremo anche loro, e siamo appoggiati comunque dal sindaco, quindi anche il sindaco bello, ci sta aiutando, bello, perché questo corso è completamente gratuito e molto quindi bello. Abbiamo bisogno anche di una mano a livello economico. Cosa vogliamo dire? Vi ricordo che è necessario un abbigliamento comodo. Quindi noi ci vediamo martedì alle 19, venite tranquillamente con una tuta e basta, e proviamo. Facciamo questo incontro cognitivo e fino al 7 di giugno proseguiremo sempre tutti martedì sera. Non c'è limite di età, ne abbiamo già parlato di questo, quindi se io ho una certa età, però non me la sento di fare troppo quello che è il concetto fisico, però sono interessata a quello che mi possono dare le consulenti, puoi tranquillamente partecipare, quindi qualsiasi ragazza, donna, signora può venire senza nessun tipo di problema. Abbiamo ancora qualcosa da aggiungere nel tuo settore? O dici che abbiamo fatto una bella panoramica? Una bella carrellata, se dovessimo pensare di parlare di educazione finanziaria, c'è il balletto che mi imbarazzo se arrivare oppure no. Ma allora adesso c'è il balletto che dovrebbe ruotare la videocamera, così inquadriamo. Scusate, questo è il bello della diretta. Il balletto che è una vera trasmissione di donne, cioè le donne che hanno i balletti maschi, è fantastico. Adesso ci fa anche dispetti lì in segreteria. Marina ci dice: cara signora Lia, complimenti, ottima idea, e brava la sua ospite, ragazzi. Grazie. Porto qui solamente ospiti belle, brave e preparate. Volevo chiudere, siamo quasi in chiusura, no Lillo? Siamo quasi in chiusura? Sì. Ok, volevo prima poi di fare le ultime due chiacchiere con te, ricordare questa frase, una frase di Audrey Hepburn. Ricordati, se mai dovessi aver bisogno di una mano che ti aiuti, che ne troverai una alla fine del tuo braccio. Nel diventare più maturo scoprirai che hai due mani, una per aiutare te stesso, l'altra per aiutare gli altri. E anche questa è una frase decisamente valida. Io sono una fan. Ah, Ide, in effetti tutte le mie puntate la chiudo con lei, perché ha sempre uno spunto veramente interessante. Sono donne importanti che hanno vissuto anche un certo tipo di percorso, quindi assolutamente sì, molto profonde. Quindi ragazze, aiutatevi e dovete avere fiducia in voi stessi, perché questa è la cosa veramente più importante. Io volevo ringraziare Giusy, come sempre l'ora è volata. Volevo ringraziare Luciano Maurizio che ci hanno concesso questo spazio. Volevo ringraziare il nostro Lillo che è in regia. E quindi mandiamo un piccolo spot che poi gireremo sui social della... No? Mandiamo questo piccolo spot che gireremo sui social, in modo che comunque la gente, se riepiloghiamo velocemente, neanche in 60 secondi, quello che sarà questo corso di difesa personale. Io e Giusy vi salutiamo, grazie mille, è stato un piacere è stato un piacere mio. Ci vediamo martedì, mi raccomando, pronta per fare una tecnica. No, quello no. Vediamo se il nostro Lillo è pronto. Grazie mille e alla prossima. Ciao! Ciao.
Un saluto a tutti, mi presento, sono Lia Salvetti, presidente della Bushido Palestre. Sono qui per presentarvi il mio progetto Donne per le Donne, in collaborazione con la Bushido Palestre, UL TV, il giornale di Brescia e la rivista mensile Samurai. Abbiamo organizzato questo corso. Da tempo meditavo di fare un corso innovativo di difesa personale femminile e così nasce questo progetto che inizia martedì 1 marzo 2022 dalle ore 19 alle ore 20:30 presso la Bushido Palestra Brescia in via Sondrio numero 14. Che dire, si parte? Cos'ha di particolare il corso? In primis è gratuito grazie alla collaborazione con le istituzioni che hanno creduto nel progetto, nella persona del sindaco del Bono di Brescia, la Bushido Palestre ed alcuni sponsor. In secundis, oltre alla tecnica di difesa personale tratte dalla meravigliosa arte marziale, il Jiu-Jitsu, e codificate in anni di pratica, le partecipanti saranno seguite da un team di specialiste in vari settori. Oltre a me troverete la psicologa, la consulente finanziaria, l'avvocato, il notaio, l'analista forense, la master Reiki e una responsabile del centro Casa delle Donne di Brescia. Il corso ci permette di analizzare le nostre fobie così da poterle affrontare all'interno, conscio ed inconscio, prima ancora di allenare il corpo, ad espellere le paure con mirate metodiche, confrontandoci e costruendo insieme il gruppo mente e corpo armonici. Pezzo forte, ci saranno tecniche di difesa personale, cucite su misura per ognuna di voi come un abito sartoriale curato in ogni suo particolare. Il corso si svolgerà ogni martedì dalle ore 19 alle ore 20:30 e terminerà il 7 di giugno con consegna degli attestati e una pizzata in compagnia. Per le iscrizioni potete telefonare allo 030 355 1240 o scrivere la mail a info@palestrabushido.it. È veramente un appuntamento settimanale da non perdere, l'occasione è unica. Vi aspettiamo!